sull'espressione intrinsecamente disordinati è vero che è un'espressione molto forte e che bisogna spiegarla molto, no? Magari potessimo trovare un'espressione che sia ancora più chiara, no? Per capire quello che vogliamo dire. Ciascuno di voi. Perché oggi ci è chiaro che il messaggio. Ma quello che vogliamo dire di fronte alla bellezza immensa dell'incontro tra uomo e donna, con quella differenza che è quella più grande che può esserci nel mondo, no? Tra uomo e donna, che possano incontrarsi, no? Che possano essere insieme ed avere un rapporto così intimo e che da questo incontro possa nascere una nuova vita. Questa è una cosa che non può avere una, non può essere comparata, non può essere comparata? Sì. Con un'altra. Allora, di fronte a questa realtà, gli atti omosessuali hanno questa caratteristica che non può rispecchiare nemmeno da lontano questa bellezza immensa. È quello che si vuole dire, no? Ma è vero che l'espressione potrebbe trovare altre parole più adatte per esprimere questo mistero. I'm not religious, so I don't have any faith that counts. So I do feel that in an ever-changing world, any kind of religion that has a voice needs to move with the times of the people and the emotions of the people and the way things are going. I think that anything that is dictated as no or wrong sets up trouble and problems in the past and opens up a portal for hate and aggression and violence, which seems to be everything against what most religions profess, that's what they want. I think that gender is also very, is a construct, or how do you say it in English? It's like, is a concept that is built by society, and that of course we have genitals and we have that are biological, but I think that gender roles are made up by society over years and years and years, and I think that that the Vatican is sort of like male dominated is also a very sexist theme that rolls through Christianity, and I'm not surprised, I would say. I think it's stupid, but I'm not surprised. No, me parece que está correcto, me parece que cada uno tiene que poder optar por la decisión que quiere. Hoy en día nadie nos tiene que decir quiénes somos, quiénes nos sentimos o qué queremos para nuestra vida, sino más bien tenemos que elegirnos nosotros y ser felices con eso.